Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale, eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Gesù Bambino di Papa V. Torniamo con una reaction dopo un po' di tempo e volevo proprio partire da qui, perché io avevo una mezza idea di rivoluzionare un po' i contenuti del canale, oddio, rivoluzione no, però avevo intenzione di portare più video organizzati, quindi magari quelli sui rapper, quelli sulla scena di Detroit, quelli che ho fatto anche ultimamente sul rap italiano, e portare un po' meno reaction, perché mi sono reso conto che onestamente è il contenuto che mi piace meno portare nel canale, ma vi parlo proprio mio di sensazioni, cioè nel registrare, nell'editare e nel pubblicarlo. Onestamente preferisco fare altro e ho deciso che andrò a reactare solo i progetti che mi interessano davvero, come in questo caso Gesù Bambino di Papa V, visto che lo aspettavo da davvero tanto tempo. Comunque io direi di partire subito. È uscito finalmente Gesù Bambino, il primo progetto ufficiale di Papa V, che secondo me negli anni scorsi, specialmente nel 2021, si è confermato uno dei migliori emergenti, se non più interessanti. Direi di cominciare dalla prima traccia, Asilo Mariuccia. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Cazzi per la testa, non è giornata giusta. Tu non posso comportarmi. Ok, ci sto. Come una troia che scappa, frequentavo l'asilo Mariuccia, già pensavo a fare soldi, a come moltiplicarli. Un intro molto breve, poco più di un minuto, secondo me aveva semplicemente il ruolo di presentare l'album, molto introspettiva, il beat si accende solo alla fine, l'asilo Mariuccia a questo punto penso che proprio sia l'asilo che ha frequentato Papa V da bambino, e io direi di andare con la seconda, che è Papa K. Non sono in bamba, sono in bambola. Guarda un culo che parla vestito alla zoccola. Sono a 2 metri dalla sua figa, 3 metri di cazzo. Non sono slime, 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 slime. Da slime. Se mi nasce un figlio obeso, lo faccio allenare peso. Ho messo il sopra la pesa. Sono ok. Mio fratello non si regge in piedi. Madre pinge il figlio suo. Basta un punto sopra un K. Pago di punto in testa una K. In strada mi chiamano Papa K. Se mi fermano in strada, porca la puttana, mi fingo sordo muto. Beh, questa è una bella manata, mi è piaciuta un sacco. Una cosa che amo di Papa V e che penso che sia il suo tratto più particolare sia proprio il fatto che rappi in maniera grezza, cosa che poi si sposa molto bene con la voce che ha, perché proprio ti dà questa impressione di uno che è vero, è semplicemente vero. La terza è Al Capone, l'ho reactata. Andiamo con la quarta, Crack in casa 24/7. C'è chi canta le canzoni e chi le vive, chi piange, chi ride, chi mangia, chi cucina. Ma slime. Vado avanti e indietro sempre tara. Bello il beat. Crack in casa, giù le tapparelle, giù, 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 giù. Adesso, troia, come ti pare. Tu continua a fare come cazzo ti pare, broda. Ma slime, 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 slime. Giunta in playlist. Adesso solo con i slime, slime, slime. Ho mazzetta nei miei boxer, bombona babysitter. Sono fidanzato un crab, papà slime sempre a cavallo, a mano nella mano, con lei con una cavalle quando scopre troppo bene. Non ho amici, ho un'azienda, il nostro obiettivo è alzar soldi adesso. Adesso non perdi tempo. Questo è ancora più un banger di Papa K per certi versi, anche in questo caso era un singolo già uscito, mi sa il più recente, sì, il terz'ultimo. Non l'avevo mai ascoltata, quindi l'ho ascoltata adesso ed è veramente una bella manata. Il beat di Free 2 a questo giro mi è piaciuto veramente un sacco. Andrei avanti con Popolare. Pensieri strani, paranoia, vivo una vita vera. Oh. Io sono solo, soli si diventa grandi. Oggi Eflo di XXL. I miei homie mi chiama per nome, ne ho pieni coglioni. Chiamami papà, io sono il tuo papà. Popolare, freddo glaciale, siamo in strada a fare. Soldo veloce, una stretta di mano, segno della croce. Dove non arrivo io, le crede. Bella anche qui il beat. Amore mio, non sarà un arrivederci, neanche un addio. Ho promesso a mia madre di restare lucido mentre vivo ogni giorno come fosse l'ultimo. Sempre al massimo, se parli di troia non voglio fare un figlio, perché sarebbe uno sbaglio. Dormo sempre, ho 24 ore. Qua è andato proprio un fire. Vuole, se Dio vuole. Questa Mani Bassa è la miglior canzone dell'album e credo anche una delle migliori di Papa V, o almeno tra quelle che ho sentito. È devastante, perché in questo caso il beat, come ho detto prima, è bello. Lo troviamo in una chiave super introspettiva a Papa V, che rende un sacco, assieme allo stile che ha, così grezzo, e sembra quasi che ti stia sputando in faccia la verità, la sua realtà, quello che vive. E mi è piaciuta davvero tanto in questo caso. Andrei avanti con la prossima, Apparecchiato con Nerissima Serpe. Lo sto facendo in strada, e lo puccia. Senza cappuccio, a livello di figa, stiamo apparecchiati. A livello di shark mo. Sha, 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 sha. Non vedo, non sento, non parlo. Questa ragazza arriva da camera. Famiglia capace, non tocca merce che sta dicendo. Ok. Stipendio sopra tanita, ho casa pulita. Nero, vetri oscurati, antiproiettili. Mamma mia. Non mi tocca il bossolo.
muro del pianto, casa in amianto, di talino al ok. Al sugo mangio con bavaglia. 3, 2, 1, sei sparito in fretta, in esplosione come l'Etna. Apparecchiato. Questa è un'altra manata fortissima, se non sbaglio è stato il secondo singolo estratto e non è altro che un'ennesima dimostrazione di quanto Papa V e Nerissima Serpe siano una coppia devastantissima. E spero vivamente che dopo questo album arrivi uno magari solista di Serpe, non lo so perché l'ho chiamato Serpe, però va bene così, e soprattutto spero che magari ci sia spazio anche più avanti per un Mafia Slime 2 o per un altro joint tape di loro due, insomma, insieme, perché sono troppo forti. Andiamo avanti con la prossima, Non Siamo Simili. La gente ti critica, fa parte del business. Oh, senti questo beat. Questo business mi piace, mi sono innamorato di... Mamma mia, Fritu. Solo che non posso succhiarmi da solo le calze. Tutto vale niente, e niente vale tutto. Il cielo è sempre grigio, il volto del mio G sempre distrutto. Non siamo simili, a me vengo i brividi, non riesco a capire da che parte stai. Via la non l'avevo fatto prima, il giorno dopo l'ho portata trapanata giù in cantina in matematica. Mi sono evoluto, non sono cambiato, apparecchiato, ho quello che serve. Anche questa non è per niente male, un'altra canzone introspettiva. Non saprei proprio scegliere se mi piace più il lato introspettivo di Papa V o quello un pochino più da Bangers Hit, perché entrambi spaccano tantissimo, però chiaramente in base a cosa ti vuoi sentire decidi cosa ascoltarti. Ma ancora una volta quello che mi ha sorpreso è la produzione di Fritu, che secondo me si sta confermando un ottimo producer e direi fin troppo underrated qui in Italia. Andrei avanti con la prossima che è Pappone. Sono Papa Shash. Oh mio Dio. Collana con i soldi della gang. Guarda mio fratello, padre di Dio. Nel borsello, mila, euro, penso solo a fare quello. Pappone, peso pappone, più di 20 gambe in una polora al flore. Ok. Prendo il respiro, dopo faccio un sorriso, guardo lei che fa un tiro. Va bene. Ho un amico che ha un amico, pronto a fare ciò che dico. Ferro il fuoco, sporco il gioco, vendo un cappello in infradito. Il pezzo in sé è carino, per carità, anzi è pure bella. Ma vogliamo parlare ancora una volta di che cazzo di produzione ha fatto Fritu, perché secondo me a questo giro ha usato il sample di questa melodia che l'ho sentita mille volte, ma non so da cosa effettivamente sia tratta, e ci ha praticamente fatto il beat intorno. Cioè secondo me è qualcosa di assurdo. Comunque andrei avanti con Gesù Bambino, che poi è la title track dell'album. Sono in strada come Gesù Bambino, Bambino. Senza lavoro come tutti i miei amici, vestito in tuta non metto camicia. Aspetta, ok, un amico mio, ti servo una mano, ti salvo io. Non vedo, non parlo, quindi non spio. Prendo la vita per quella che viene, le prende il mio cazzo senza fare storie. Mamma mia. Era ancora in hangover, fratellini della chiesa saltano la messa, in strada fanno bang bang, in strada fanno bang bang, bang. Non papa, è strada, strada come Gesù tu Bambino, bambino. Uscito con il vizio in mezzo alle teste di cazzo. Mancano ancora tre canzoni alla fine dell'album, ma io vi dico che per quello che ho ascoltato già, per quanto mi riguarda, entra nella top 3 dei progetti del 2022, perché mi sta piacendo un casino e onestamente non ho ancora trovato una canzone che non mi abbia convinto. Secondo me Fritu in questa parte dell'album sta droppando un beat più clamoroso dell'altro, e quindi questo chiaramente sta aiutando tutto il progetto a suonare bene, e quindi direi di continuare con Drive By. Vorrebbe essere mio amico, non avere problemi, avere figa, soldi e pezzi come tutti i miei slime. Vivo Milano, quanto cazzo. Madre. Se vuoi avere un buco in testa, scopati la mia ragazza. Ho comprato una collana con i soldi della gente. Mafia Slime, alziamo soldi dal niente. So bene cos'è un fratello, so bene come si tratta. Darei tutta la mia vita per vederlo felice. Faccio scarpa, scendo in piazza, faccio una. Fare una dopo l'altra, e dopo l'altra quasi appena. Confermo quello che ho appena finito di dire, letteralmente, perché ancora una volta Fritu ha cacciato un beat assurdo che mi ha ricordato un sacco uno di Savage Mode 2, ovvero Steppin' on Niggas, ma perché essenzialmente il motivetto è quello. Poi per il resto sono anche abbastanza diversi. Fatto sta che ancora una volta è riuscito anche a dare una vibe totalmente diversa all'album, perché pezzi così non ce n'erano. Mi sta piacendo tutto, mi sta piacendo tutto. Andiamo con Angelino con Digital Astro. Tutta la costa, 21 buste, spingo pesante, ok. Sono ok, veloce e pulito, faccia di pietra, il più duro è il mio amico. 4K in tasca, ma non lavoro in TV. Questi soldi facili non sono così easy. 4 di notte scendiamo le scale, blocco popolare pieno di mignotte, non sputa palline dentro il borsello. Mamma mia. Tempo del tragitto, scanniamo due cieli. Punto di ritrovo, non trovo Fabrizio. Ok. Cielino è pieno, passo un minuto, arrivo una punta. Slide sui miei nemici, sento ciò che dici. Spero questi soldi coprino le cicatrici. Non so più cosa dire, sinceramente. Anche questa mi è piaciuta molto. Bel ritornello di Digital Astro, che aggiunge tutta una parte musicale che effettivamente in tutto l'album è un po' mancata a Papa V, ma perché non fa parte del suo
repertorio, diciamo che altre specialità e lo si ama per quelle altre caratteristiche. Finiamo con Dare un senso a questa vita. Non voglio dare un senso a questa vita, farti felice, non sai quanta fatica. Voglio certezze, no bugie, Vieni a cena a casa mia. Se devi farmi male, devi farlo ora. Perché domani sarò già sparito. Milano è grande, la conosco, la mia città. Voglio volare alto. Parlo a bassa voce, forse è meglio, ma tu non capisci. Dici che sono felice, ma c'ho gli occhi tristi. La solita ora, la solita birra, con i quattro amici alcolizzati. Un altro super azzeccata per chiudere questo progetto. Mi è piaciuta tanto, anche perché è super coerente anche proprio con il disco in sé, che onestamente è stato più introspettivo di quanto mi sarei mai aspettato. Più che altro perché prima di questo album Papa V si era fatto conoscere soprattutto per i pezzi grezzi, per i banger che aveva droppato, e invece in questo progetto è riuscito anche ad aggiungere la sua parte un pochino più introspettiva, che secondo me merita davvero un casino. Un'altra cosa che secondo me ha aiutato tantissimo il progetto e anche Papa V ad esprimersi al 100% sono i beat di Fritu, che secondo me si è confermato come uno dei produttori più interessanti della scena italiana e ha droppato veramente un paio di beat assurdi. Quindi che dire, a me l'album è piaciuto davvero tanto e lo inserisco già nella top 3 degli album di quest'anno, non so a che posto, però mi è bastato già un ascolto per innamorarmi del tutto, cioè secondo me è davvero fatto bene e ripeto, non ho trovato comunque una canzone un po' sottotono, un po' più bruttina delle altre, ma mi sembrano tutte veramente delle hit. Voi cosa ne pensate? L'album vi è piaciuto? Avevate hype? Lo conoscevate già Papa V? Qual è la vostra canzone preferita? Lasciatemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico, condividete questo video con quanta più gente volete, potete, noi ci vediamo ad un prossimo slat.